Cuori nerazzurri, un saluto e un buon pomeriggio da Siena, dal Franchi di Siena, da parte di Roberto Scarpini, per l'ultima tappa di questa stagione calcistica 2009-2010. Primo piano per il nostro presidente, che è arrivato con la sua signora, con la sua famiglia. C'è anche il dottor Marco Tronchetti Provera, quindi tutta la dirigenza nerazzurra, tantissimi tifosi, migliaia di tifosi nerazzurri presenti sugli spalti e migliaia anche quelli che sono purtroppo rimasti all'esterno dello stadio perché non hanno trovato un tagliano. Tutto questo mentre le squadre entrano in campo. Inter che, se vince, è campione d'Italia senza dover ascoltare ciò che accade su altri campi, quindi dipende solo da quello che i nostri ragazzi sapranno fare nell'arco dei prossimi 90 minuti. E per questi 90 minuti José Mourinho sceglie Julio César in porta, Michael Materazzi, Samuel e Zanetti in difesa, Cambiasso e Thiago Motta i due mediani, Balotelli, Snyder e Tuomo Lito e Feb Forla davanti, panchina con Toldo, Pandev, Stankovic, Kivu, Lussio non rischiato, Muntari e Mariga. Questa quindi la formazione iniziale dei nostri ragazzi per questa partita. Veniamo invece alla formazione del Siena, che Malesani dispone, dovrebbe disporre con un 4-1-4-1, ma magari sarà un 4-2-3-1, adesso lo vedremo quando si disporranno sul rettangolo di gioco. Comunque Curci è il portiere, Rosi del Grosso i due terzini, Cribari e terzi i due mediani, Codrea nel caso di 4-1-4-1 il pivot davanti alla difesa, Ghezzal, Vergasso, Legdal, Iaialo i quattro del centrocampo, Maccarone unica punta. Se invece si disporranno come hanno giocato ultimamente con il 4-2-3-1, accanto a Codrea andrà Vergasso, la con Legdal centrale, con Ghezzal a destra, Iaialo a sinistra e Maccarone punta centrale. Premiato Paul Codrea per la 100ª partita in maglia bianconera. La panchina del Siena con Ivanov, Malagò, Brandao, Jarolim, Ziolis, Reginaldo e Calaiò. Queste quindi le scelte, questi quindi i giocatori che Malesani decide di utilizzare. Non c'è dall'inizio Ziolis, che sembrava dovesse essere candidato a scendere in campo al posto di Ekdal, ma il greco arrivato dal Panathinaikos via Werder Brema non ha recuperato se non negli ultimi giorni. Minuto di raccoglimento per Lauro Toneato, venuto a mancare in settimana, un ex calciatore del Siena, è stato anche ex allenatore del Siena, un personaggio molto amato, con tanti anni. Questa è la sua quinta direzione di gara, l'ultima partita che ha diretto è stata quella in cui, ahimè, abbiamo perso a Roma, contro la Roma per 2-1, poi ci ha diretto quest'anno anche nella partita vinta a Genova contro il Genoa per 5-0, ha diretto Livorno-Inter, vittoria per 2-0, e ha diretto anche la Supercoppa di agosto a Pechino, persa con la Lazio per 2-1, quindi due vittorie e due sconfitte. Calcio d'inizio per noi, vediamo loro come si disporranno, la capiremo fra qualche istante. Tutto è pronto, bisogna aspettare l'ok dall'omino della Lega perché ci deve essere contemporaneità su tutti i campi di gioco. Per quello che ci riguarda, questa sono soltanto 4 le partite quest'oggi che hanno significato. Questa per lo scudetto al pari di Chievo, Verona, Roma, e poi per il quarto posto Sampdoria che ospita il Napoli, Palermo che gioca a Bergamo contro l'Atalanta. Tutto il resto è già stato deciso, le altre sono come quelle di giocate ieri, dei friendly match, cioè delle partite senza significato per la classifica. E allora si fanno sentire i sostenitori del Siena, si fa sentire il popolo nerazzurro,
aspetta l'ok, ripeto, bisogna essere in contemporaneità su tutti i terreni di gioco. Il mio cronometro, le 15 sono già passate, ma vuol dire che da qualche parte se la stanno prendendo un pochettino più comoda. Qua l'arbitro era entrato leggermente in anticipo perché vi era da rispettare anche il minuto in ricordo di Toneatto, quindi si è pronti, ok, in questo momento forza ragazzi, inizia la partita, l'Inter che vuole i tre punti, l'Inter che vuole centrare il suo quinto titolo consecutivo. Piagone, palla per Wally, subito il giro palla largo per Maicon, intanto vediamo la disposizione e mi sembra un 4-1-4-1 con Codrea decisamente più basso rispetto a Ekdal e Vergassola, i due mediani creano traffico, tutti sotto la linea della palla, i giocatori del Siena in questo inizio, e sarà questo un po' il tema dominante da parte loro, cioè aggressione e ripartenza. L'Inter deve avere pazienza nel far circolare palla, perché una volta che si vanifica il pressing si creano dei varchi dove poter si muovere con una certa facilità, e i nostri Fab Four là davanti sanno poi che cosa fare. Capitano parte in dribbling, cambio palla veloce, il giro palla veloce è un altro trucco, Maicon cambia con Mario, viene incontro, c'è la possibilità di andare in 1-2, un rimpallo, Balotelli va giù, messo giù, una brutta entrata, subito una brutta entrata, i danni di Mario, vanno a chiedere scusa per l'intervento irregolare, decisamente scomposto da parte di Terzi, che va a rientrare nei ranghi, anzi si trattava di Ghezzal in ripiegamento basso da quel lato, quindi Iaialo da quest'altra parte, calcio di punizione per noi, attenzione di Snyderman, c'è Wesley pronto a battere, Morganti invita a non trattenersi al centro dell'area, parte la traiettoria di Wesley, palla dentro, la testa è quella di Ghezzal che allontana, recupera il capitano, salgono in pressione i bianconeri toscani con Pupi che gioca all'indietro sul Cucciu, vanno a riprendere posizione Materazzi e Walter Samu, l'apertura sulla destra per Maicon, si parte con l'azione articolata, il tocco centrale per Tiago, si fa vedere il Cucciu, palla dentro per Eto'o, fuori per Cambiasso, largo Milito, c'è lui adesso a sinistra a reclamare il pallone, Zanetti, palla ancora per Cambiasso, loro rimangono lì negli ultimi 25 metri, non si muovono, ci vogliono aggredire negli ultimi metri per rubar palla e ripartire, palla dentro, cercare Eto'o, cerca il numero, lo attaccano in tre, portano via la palla ed ecco la ripartenza del Siena affidata a Ekdal, c'è subito però l'intervento di Maicon, poi quello di Materazzi, Snyder aggancia un gran pallone, Re Leone allarga per Balotelli, può andare la cross dalla destra, lo attacca del grosso, uno contro uno, gioco di gambe, Mario prova ad andare sul fondo, è chiuso, deve tornare indietro, lo va a aiutare Tiago Motta, vediamo, eccolo qua, servito Tiago, Snyder in si avvicina per ricevere ma viene fatto circolare il pallone sul lato opposto per Cambiasso, Pupi, siamo sulla sinistra con la palla che viene giocata e scaricata ancora su Cambiasso, Cambiasso per Milito, lo va a attaccare Rosi, giocatore della Roma, l'anno scorso a Livorno ma in comproprietà, così come il portiere Curci, anche lui è in comproprietà, sono tutti e due nati a Roma, palla dentro, buona per Milito, può agganciare, scivola poi al momento del cross, applaude il popolo nerazzurro, comunque il buon movimento, questo ci sta, il movimento è questo, cercare di sorprenderli con delle palle dietro, e si ripartirà con il rilancio affidato a Curci quando sono 3 minuti di gioco al Franchi di Siena, 0-0 tra Siena e Inter, pallone rilanciato da Curci nella zona in cui Materazzi, è troppo alto il pallone, Maicon mette giù con il petto, gioca orizzontale per Wally che deve correre a gestire questa palla per poterla appoggiare poi probabilmente al capitano, c'è anche Cambiasso come seconda opzione, Walter Samuel scivola, attenzione, terreno che sembra apparentemente in buone condizioni, pressing alto di Iaialo, c'è lui a destra, c'è Ghezzal a sinistra su Maicon, al franco algerino viene chiesto un lavoro, lui che è un attaccante di grande responsabilità, c'è una veloce tentata da Maicon con Balotelli, reclama la deviazione che non viene però vista, allora ripartono loro con la rimessa già effettuata, Codrea scarica sul capitano Vergasso, l'apertura sulla destra per il croato Iaialo, attenzione, Iaialo cerca di andare al limite, carica un destro, palla che termina abbondantemente a lato, questo sarà un po' il tema della partita, è chiaro che sarà così, loro che cercheranno di giocare, di sfruttare la rapidità sulle esterne, 4-1-4-1 decisamente con due giocatori come Iaialo e Ghezzal sulle esterne a fare i marcatori, Cucciu, Matrix, gestiamo questo pallone con Materazzi che lo tocca per Walter Samuel,
Wally guarda il movimento dei compagni, cerca la battuta lunga per Balotelli, Mario prova ad andare, troppo lungo il pallone, Curcio in vantaggio senza particolari difficoltà su questo pallone che aveva costretto Del Grosso al recupero anche un po' affannoso su Mario. Palla che viene rilanciata lunga, la testa di Walter Samuel, Vergassola per Maccarone, palla messa giù da Iaialo, raddoppiato da Tiago Motta e Zanetti. Tiago va in anticipo molto bene, Snyder, recuperiamo e ripartiamo con il Cucciu. Palla giocata filtrante, non passa, va a raddoppiare Toe Snyder, perdiamo palla, Rosi scarica sulla destra per Iaialo, ancora Rosi prova ad andare con Tiago Motta che interviene in maniera corretta, poi non riesce a rialzarsi, ripartono ancora loro con Iaialo, sovrapposizione di Rosi, Iaialo può andare al cross, palla dentro, murata da Walter Samuel, il colpo di testa al limite, Codrea aggancia, due nerazzurri, un giocatore dell'Inter e uno del Siena, pericolo, uno solo in area, Ekdal, il tiro fuori, clamorosa palla gol per lo svedese Albin Ekdal, mentre forse tutti pensavano che si fermava, no? Vedete che si libera di Maicon con un dribbling da buona posizione, vedete che rimangono a terra in due, che si danno una testata a Maccarone e Materazzi, palla dentro, la difesa mal piazzata con Ekdal che sciupa una clamorosa palla gol, si libera di Maicon con un dribbling e tira di esterno fuori piazzando il pallone, lo svedese arrivato in prestito dalla Juventus. Palla giocata in avanti, capitan Zanetti, colpo di testa, Rosi mette giù, controlla l'indietro per Cribari, l'ex giocatore della Lazio, arrivato a gennaio, calcia male il pallone, ripartiamo, attenzione, forse si erano un po' tutti fermati, convinti che vedendo un giocatore a testa a terra perché avevano impattato, venisse buttato fuori il pallone, invece hanno continuato a giocare, prendendoci un po' di sorpresa, intanto c'è un buon intervento di Terzi che riesce a evitare anche il calcio d'angolo. Con Milito, Rosi calcia lungo il pallone cercando Maccarone, Walter Samuel se la va a contendere con quello che viene chiamato Big Mac da queste parti, poi Tiago Motta attaccato e pressato da Vergasso, la palla in out, Mourinho fuori dalla panchina in piedi, Zanetti scambia con Tiago, ancora Pupi, ancora Tiago, il lob in avanti troppo alto per Toe, Rosi recupera Terzi, pallone in avanti impreciso per Maccarone, recupera Wally e riparte ancora l'azione. Difensori centrali, l'ex giocatore del Bologna e la sua prima stagione a Siena. Matrix batte lungo cercando Balotelli dietro Del Grosso, la palla è troppo profonda, termina a fondo campo schizzando via, gli dice vai vai, però gli ha messo una palla effettivamente Matrix troppo difficile da prendere per il pull gamba veloce Balotelli. Il rilancio è affidato a Curci, i minuti sono 7 e 0-0 ovviamente tra Siena e Inter, calma ragazzi, il primo pericolo l'abbiamo corso noi con una palla gol limpida per lo svedese Albin Ekdal, palla giocata all'indietro da Maicon per Giulio Cesar, quest'oggi vestito di giallo, gioca il pallone al limite per Wally, Inter che avanza, pomeriggio freddo a Siena, temperatura che non supera i 14 gradi, cercano ancora con un cambio di gioco dietro Del Grosso Balotelli, riesce però a chiudere bene il giocatore di Giulianova, poi Maccarone attaccato da Materazzi, regolare l'intervento di Matrix, Morganti fa proseguire con Walter Samuel che la tocca per Eto'o, cerchio di centrocampo, posizione centrale, verticale per Milito, anticipato in maniera pulita da Cribari, dice così Morganti che fa finora giocare molto, Ekdal scambia sulla laterale sinistra con Ghezzal, attaccato, cerca la profondità per Maccarone, bravo Matrix di petto, poi cambiasso, Snyder, cerchio di centrocampo, laterale per Zanetti, si riparte con Pupi attaccato alto da Iaialo che scivola, molto scivoloso il terreno di gioco, abbiamo visto più di un ragazzo da una parte e dall'altra cadere, c'è il cross di Maicon lungo a cercare Snyder, la testa di Rosi, recupera Vergassola al limite dell'area di rigore, pronto a rilanciare il pallone, lo fa servendo Iaialo che parte in dribbling, un ragazzo giovane classe 88, Terzi cerca in avanti, è capitano che recupera, parte in dribbling, messo giù dall'intervento di Iaialo e c'è il calcio di punizione che possiamo battere immediatamente con Super Snyder, palla dentro per Milito, lato corto di sinistra, c'è fuori gioco in partenza del Principe, si alza la bandierina là in fondo di Maggiani, i due assistenti sono Nicoletti di Macerata, Maggiani di La Spezia, non l'avevamo detto, il quarto uomo è De Marco e millimetrico Macera, la posizione irregolare del Principe Milito, Inter con il 4-2-3-1, 4-1-4-1 per i toscani, palla lunga, il colpo di testa di Maicon che sfiora questo pallone, no, non lo tocca,
quindi la rimessa è a nostro favore. Aveva cercato Ghezzal di disturbarlo. Primo piano intanto per il presidente nerazzurro, che avrà una camera dedicata come si fa solitamente in questi casi. Ci sono sempre le regie che dedicano una telecamera alla ripresa, alle immagini di Mourinho sicuramente e del presidente. Cambio palla di Wally per Zanetti. Snyder viene molto basso, non si vuol far risucchiare nella zona, deve andare a prendere il pallone dietro i loro centrocampisti, non c'è una marcatura uomo di Codrea. Palla per Mario, prova a partire in dribbling, si libera bene, attenzione Mario, messo giù, qua c'è una amariglia, qua c'è una amariglia e qua c'è il primo giallino per Del Grosso, che l'anno prossimo la prima di campionato in Serie B non la giocherà perché era diffidato. Prima ammonizione al minuto 11 di Cristiano Del Grosso. Mario si è liberato benissimo e lui da dietro lo ha sgambettato, uno sgambetto netto che non consente a Mario di sfruttare quella che era una superiorità numerica a quel punto che si era generata. Mentre vedo che il nostro team manager va a parlare col quarto uomo, non penso che ci siano esigenze di cambi, non vedo nessuno che si riscalda. C'è un calcio di punizione per noi, attenzione, c'è Wesley pronto a battere, parte la rincorsa, tenta il tiro diretto, rimpalla proprio Del Grosso, un pallone che se ne fila in out e si riparte con una nostra rimessa con le mani, che viene lasciata nell'incarico esecutivo a Colosso Maicon, eletto da un club siciliano l'interista più sexy della squadra, pensate, lascio a voi qualsiasi giudizio. Cambiasso, non tutti saranno dello stesso parere, immagino. Attenzione che Thiago serve ancora a Snyderman, che cerca il cross dentro, palla per l'uomo invisibile, recupera Leandro Rosi da questa parte, pronto a far ripartire l'azione per i suoi con questa percussione, cerca l'1-2 con Iaialo, il capitano è lì, gli dice ma per favore giovane, giovane, per favore giovane. E allora Thiago si riparte, giro palla sulla destra per Maicon, loro schierati con grande concentrazione, Snyder controlla sulla tre quarti, allarga per Mario, anzi per Etone ad avanti tre, attenzione, va nello spazio Maicon, viene servito, chiama l'1-2 Etone, palla fuori per Wesley, il tocco centrale per il Cuccio, attenzione, cerca la veloce, viene rimpallato, Maccarone che recupera, Materazzi che lo contrasta, pulito l'intervento, Snyder di prima per Etone, palla dentro per Maicon, rimpallato da Del Grosso. Noi siamo bravi perché sulla palla persa siamo subito aggressivi e finora abbiamo proprio creato delle buone chance proprio da lì. Snyder, palla per Cambiasso, sono tutti sotto la linea della palla, sono tutti negli ultimi 20 metri, direi dei pullman piazzati davanti alla porta di Curci. Palla giocata da Balotelli per Zanetti, Zanetti per Thiago, circolazione per Cambiasso, palla per Maicon, l'Inter che attacca, il Siena che difende, parte il cross, secondo palo, attenzione, Mario! Mario! Fuori di un nulla, una volée bellissima di Balotelli, palla gol per noi. Il bellissimo lancio, lui arriva alla piazza sul secondo palo. Curci è marmoreo come i bronzi di Riace, un po' meno bello, ma non poteva farci granché. Peccato, grande palla gol per Balotelli fuori di un nulla che fa pari con quella di Ekdal al sesto minuto. Bene ragazzi, Codrea, giro palla sulla destra per Iaialo, il capitano lo contrasta, pulito l'intervento, sarebbe da simulazione l'entrata, il tentativo di tuffo, palla buona per Milito, regolare, attenzione, entra in area solo, il pallonetto, palla che sta per entrare, no, fuori di un nulla, seconda palla gol, forza ragazzi, forza ragazzi, Milito solo in posizione regolare, palla che esce di un nulla, ancora palla gol per l'Inter, molto bene, non era facile da quella posizione mettere misura e potenza, cioè precisione e forza, c'eravamo con la precisione nel senso che ha beffato il portiere ma non con la rapidità del gioco. Cambiasso batte lungo questo pallone, Eto'o cerca un aggancio in acrobazia, Cribari recupera il pallone, ripartono loro con la percussione, l'intervento su Ghezzale di Maicon, concentratissimo, Tiagone, palla per Mario, l'1-2 con Wesley, va dentro, Balotelli se ne può andare da solo verso il portiere, entra in aria, Mario Rosi in corner! Primo corner della gara per noi, forza ragazzi, forza ragazzi, primo corner della gara, primo corner per, non era facile, Mario ha cercato di tagliare, era una posizione un po' defilata, nel momento in cui si è centrato Aleandro Rosi è andato con la punta in scivolone, ha messo in corner, c'è Wesley dalla bandierina, parte la traiettoria, palla a giro, mischia, colpo di testa di Balotelli, palla fuori. Si riparte con una rimessa da fondo.
Ci si avvicina al quarto d'ora, aumentano la pressione e le occasioni da gol dei nostri ragazzi che hanno approcciato nel migliore dei modi il match. Forza! Prende tempo, molto tempo Gianluca Curci. Chissà quante telefonate avrà ricevuto dai suoi ex compagni della Roma in questi giorni. Il rilancio di Curci, palla troppo alta per Ghezzal, Maicon mette giù Maccarone al disturbo, con una finta se ne libera, il colosso punta l'avversario, cerca il lungo linea per Milito molto mobile, parte con un doppio dribbling e adesso deve cercare di liberarsi del pallone, viene raddoppiato, Ghezzal gli porta via la sfera, palla per Maccarone, cerca la veloce, c'è l'intervento pulito in anticipo di Materazzi, poi in ripiegamento basso addirittura Eto'o, ripartiamo sul fronte opposto con Zanetti, Thiago si fa vedere Cambiasso, si gioca il pallone sul fronte opposto per ancora Zanetti, attaccato da Iaialo, il tocco all'indietro è per Wally, poi Thiago, playmaker basso, giocatore fondamentale in quest'Inter, una grande stagione, anche se ha avuto qualche problema fisico che un po' ne ha limitato il rendimento in alcuni momenti dell'annata. Ricordiamo, squalificato, due giornate per lui, salterà sicuramente la finale di Madrid, intanto c'è un anticipo forse irregolare su Sneijder, Zanetti la mette dentro per Milito, la posizione è irregolare, Milito si ferma perché vede che là in fondo Maggiani non alza la bandierina ma l'alza solo quando vede che Milito va, la protesta di Cribari gli costa il secondo cartellino giallo, cioè il primo cartellino giallo della gara e anche per lui. Non so se rientrerà la Lazio per fine prestito o che cosa, ma era in diffida. Attenzione, deve avergli risposto. Poi anche, attenzione che rischia il rosso. Morganti lo ha rimproverato perché ha reclamato qualcosa e prende il cartellino giallo. Era uno dei diffidati del Siena, ma sapete che ormai quello che succede oggi si sconta l'anno prossimo. L'Inter è fra i diffidati a Materazzi, Samuel, Cambiasso, Thiago Motta, Balotelli, Sneijder e Muntari che è in panchina per la cronaca. È pronto al rilancio, intanto Curci, palla lunga a cercare Iaialo, colpo di testa di Zanetti, Thiago aggancia questo pallone con un dindon dan, lancia lungo la testa di Terzi che anticipa Milito, non tiene palla viva, poi Iaialo sarà rimessa all'altezza della linea mediana affidata al capitano. Pupi pronto a rimettere il pallone in gioco, scambia con Thiago Motta, ancora Zanetti, palla giocata su Walter Samuel, Samuel che cambia tutto sul fronte destro per Materazzi che è un mancino ma fra i due sta lui in quella zona, batte lunghissimo cercando Milito, troppo lunga la giocata di Materazzi che cerca sempre questa giocata profonda, finora non ha avuto misura nel lancio, però sono le classiche giocate che la volta che ti viene bene metti un compagno solo davanti al portiere, quindi perseverare e migliorare il calibro, come si dice. Ghezzal cerca l'1-2 con Maccarone, buono l'aggancio di Maccarone che si gira, carica un destro, c'è una deviazione, un rimpallo, Zanetti se la va a giocare con Vergasso, la sfida fra capitani, è il nostro che vince il duello guadagnandosi una rimessa laterale pronta ad essere effettuata da Pupi che serve all'indietro Thiago Motta, sempre vicino, sempre pronto ad aiutare chi ha la palla, batte lungo cercando Milito, troppo alto, il colpo di testa di Terzi, Cribari centralmente, lo attacca Sneijder che va a pressare anche Curci che rilancia spiattonando via questo pallone, zona del cerchio di centrocampo dove Ghezzal di testa anticipa tutti ma recupera Maicon alle spalle e fa ripartire l'azione con un filtrante per Mario, che sfortuna, gli è rimbalzata addosso quella palla ed è ritornata del grosso che era stato saltato, sfortunato, Codrea, Balotelli va in pressione, la recupera lui, grande controllo di petto di Eto'o, Kashmir in campo, palla però giocata poi male, ripartono loro con del grosso, profondità per Maccarone, attenzione, se ne può andare due contro di lui, cerca di saltare la coppia Samuel Materazzi e guadagna il primo corner della partita in favore dei bianconeri toscani. Tutto è pronto per il primo corner che va proprio Maccarone a battere dalla bandierina di sinistra. C'è la rincorsa, sono cinque i saltatori del Siena al centro dell'area, parte la traiettoria, secondo palo, presa ferrea di Giulione, nessun problema, si riparte con Giulio che fa salire, fai salire la squadra, dice José Mourinho dalla panca ai ragazzi, rilancio lungo, la testa di Cribari, già ammonito al pari del grosso, due dei quattro difensori sono già stati ammoniti, Cambiasso cerca velocemente Milito, palla un po' troppo lunga, Cribari in vantaggio, Milito comunque lo disturba, lo costringe a mettere in out, rimessa con le mani per noi, Mario pronto ad effettuare la rimessa in gioco,
aspetta l'arrivo di Maicon, però calma, gli dice Colosso, gli dice calma, arrivo io, il più bello di tutti, attenzione. Pronto a rimettere in gioco il pallone con le mani, palla scambiata con Cambiasso, Maicon, palla orizzontale per il Cucciolo, verticale dentro, rimpallata, intanto altri tifosi stanno entrando nello stadio in questo momento, c'è un pallone che viene rilanciato, il colpo di testa di Zanetti con la palla che termina in out, è rimessa con le mani. Rimessa con le mani, già effettuata all'indietro da parte del Siena, Terzi pressato da Snyder, va un po' in affanno, Wesley lo chiude lateralmente e quindi si riparte con una nuova rimessa in favore dei toscani. Rimessa in gioco affidata da Leandro Rosi, palla che giocata in avanti su Maccarone, cerca la veloce con Iaialo, sbaglia la giocata il novarese di Galliate, cresciuto nel vivaio del Milan, magari non tutti lo sanno. Palla giocata da Thiago Motta per Materazzi, pallone che viene lasciato ancora a Tiagone nella gestione della sfera, il tocco per Wally, Wally per Zanetti, Samuel che attacca, attenzione il cambio di gioco sul disturbo di Vergassola, Maicon, attacchiamo dalla destra, palla che viene girata sul fronte opposto per Zanetti. Zanetti scambia ancora con Thiago Motta, ancora per Puppi, sulla sua laterale c'è Eto'o, ecco servitore Leone, Snyder, attenzione che sei fuori gioco Wesley, allora non rischia, brutto fallo di Iaialo su Eto'o, a palla scaricata, siamo a destra con Maicon che cerca di trovare Varchi in quella zona, è chiuso, viene ad aiutarlo il Cucciu, centralmente Thiago Motta, sulla laterale c'è Zanetti, palla in profondità per Eto'o cerca l'1-2 con Balotelli, buona attenzione, Eto'o arriva al limite, l'1-2 con Milito, cerca di caricare il colpo, allarga per Maicon, può andare al cross, morbido, palla lontano, Mario la rimette dentro, Milito, miracolo, il miracolo di Curci, poi cade a terra Balotelli, tutto normale per Bergonzi, rilancio in avanti su Maccarone, wall in out, il miracolo al minuto 22 di testa da parte di Milito, mentre Mario è dolorante a terra per un colpo subito da Rosi, la prima parata dopo conclusione andate fuori di un nulla, era purtroppo un tiro centrale, non ha avuto difficoltà la formazione, il portiere romano a rimpallare via questa sfera, Mario poi sul tentativo di gestione della palla subisce forse un'irregolarità, vediamo se la regia ci aiuta con una ripetizione sullo sviluppo dell'azione, no, non ci fanno rivedere, rimane dolorante a terra, soccorso, si può rialzare da Della Casa Junior e ci fanno vedere la parte finale, qua non abbiamo capito, ha preso un colpo sulla clavicola, si tocca da quelle parti, quindi è rimasto a terra, c'erano forse gli estremi anche per il fallo, eccola qua la giocata, viene spinto e poi forse viene calpestato, ecco questo è quello che forse poi lo ha lasciato a terra, forse gli è andato con un piede sulla spalla, l'arbitro comunque non ha ravvisato irregolarità in quella circostanza, intanto si riparte con Maicon che butta il pallone fuori, perché? Che succede? Non ho capito perché Maicon butti volontariamente fuori il pallone, non vedo cambi, non capisco cosa sia accaduto, forse volevano far entrare Balotelli, bene, viene resa palla, forse un malinteso, e allora si riparte a giocare, forza ragazzi, non perdiamo troppo tempo, facciamo sto gol, ci siamo andati vicini già 4 volte, per ora poca fortuna nella conclusione, una buona parata di Curci. Mario scambia con Wesley, no, giro palla all'indietro per Cambiasso, apertura veloce per Maicon, loro sono tutti lì negli ultimi 25 metri, Maicon carica il cross a tagliare il campo, Rosi di testa che allontana, poi Maicon ancora non ci arriva, Ghezzal riesce a partire in contropiede, subito in avanti per Maccarone, protegge, cerca l'aiuto del compagno, un rimpallo, favorisce la nostra difesa che con Walter Samuel e Maicon recupera il pallone, il Colosso lo tiene vivo, non ce la fa, peccato. Rimessa con le mani per loro, aveva cercato di ripartire palla al piede ma si è allungato troppo la giocata con la palla che è uscita, la rimessa in
gioco in favore del Siena con Del Grosso che se ne incarica e Ghezzala, anche lui ha un pallone, perdono ovviamente del tempo. La rimessa effettuata, Codrea, palla lunga, Materazzi in anticipo bene con il petto, appoggia il pallone a Walter Samuel, avanzano i nostri, palla per Milito, scarica su Cambiasso, apertura laterale per Eto, parte in dribbling su Ghezzal che fa il terzino su Eto, Cambiasso, giro palla per Wesley, Thiago Motta da questa parte, Zanetti deve salire per proporsi da questo lato, rimane invece piuttosto basso, palla di Maicon, gioca centralmente il pallone per il Cuciu, sono tutti lì loro, Snyder recupera il pallone al limite, cerca Balotelli di controllare la sfera in mezzo a tre, palla fuori per Thiago Motta, eccola la palla per l'inserimento del capitano, è un po' troppo lunga, peccato, era giusta l'idea, applausi comunque. Deve stare un pochino più avanti, ci sarebbe arrivato, perché era giusta l'idea di Thiago di servire una palla larga dietro i difensori, ma lui doveva partire non da dove è partito, quasi in linea con Thiago Motta, doveva essere leggermente più avanti per poter raggiungere un pallone che non poteva essere che servito con quella intensità per scavalcare ed essere tenuto vivo prima che superasse la linea di fondo. Materazzi bravo su Maccarone, ripartiamo ancora con Wally che gestisce la sfera, avanza Walter Samuel, 0-0 a Siena tra Siena e Inter, palla giocata su Maicon, Maicon che controlla il pallone e lo gioca per il Cuciu, posizione di centrocampo, Thiago Motta si fa vedere, è servito con Mourinho che invita qualcuno là a andare un po' più in profondità. Palla di Cambiasso per Maicon, lo va a prendere Ghezzal, Maicon prova a puntarlo, cercano due con Eto'o, sbagliata la giocata, Del Grosso centralmente per Cribari che butta via il pallone, Materazzi di testa allarga per Wally, si agita in panchina José Mourinho invitando a stare forse più alti là in fondo, ad abbassare un po' di più il baricentro della formazione toscana. Maicon scambia con Balotelli, adesso c'è lui a destra, Eto'o è tornato a sinistra, palla filtrante per Milito, aggancia bene, deve tornare fuori, palla ancora per Mario, Maicon poco più avanti di lui, fuori per Thiago Motta, si fa vedere Cambiasso, eccolo servito, giro palla per il capitano, bisogna creare la superiorità, non è facile, c'è un mega traffico come nei giorni di vicino a Natale a Milano. Palla attenzione di Snyder, carica al destro, il cross, il colpo di testa mancato, la deviazione finale è di un bianconero, corner per noi, è il secondo tiro dalla bandierina. Pallone che è passato in mezzo a tante gambe, poi il tocco conclusivo di un difensore, mi sembra Rosi. Ci sono due giocatori nell'Inter che non hanno ancora fatto gol in campo in questo momento, in questa stagione in campionato. Uno è Materazzi, l'altro è il capitano. Materazzi è in aria, attenzione, parte la traiettoria, colpo di testa da parte di Wally che si dispera perché arriva più alto di tutti ma non riesce a dare forza alla sua giocata e quindi palla che va alta sopra la traversa di Curci che si appresta all'ennesimo rilancio. Tutto è pronto per far ripartire l'azione, sono 28 minuti al Franchi di Siena, 0-0 tra Siena e Inter. Palla giocata in maniera irregolare da Ghezzal ai danni di Maicon, c'è cioè il calcio di punizione a favore dei nostri ragazzi con Maicon che si incarica della battuta servendo corto Cambiasso. Cambiasso mette in avanti per Wesley che viene seguito con una particolare attenzione in realtà da Paul Codrea, palla lunga per Milito, posizione regolare, attenzione Milito, entra in area dalla destra, arrivano a rimorchio in due, un rimpallo, si prende una pallonata in faccia, peggio per lui come direbbe qualcuno, no, povero Cribari, il cross di Milito si stampa sul faccione del brasiliano, c'è il terzo tiro dalla bandierina, vediamo poi che la posizione di partenza di Milito forse era ai limiti del regolare, Cribari mette le mani dietro e giustamente se metti le mani dietro per non rischiare il calcio di rigore e la palla te la prendi in faccia perché non c'è niente che ti protegge e fa male il pallone, fidatevi, c'è anche qua il buon Caldara accanto che conferma, soprattutto se a certi livelli calciano con una precisione, con una violenza, con una forza che non fa male di più. E allora Malesani, cuore rossonero, mi hanno confidato nelle ultime ore, quindi avrà un motivo per da milanista probabilmente fare qualcosa in più quest'oggi, però abbiamo visto che anche Di Carlo, Mimmo Di Carlo, tecnico del Chievo, interista, e ha fatto tanto di più per cercare di non farci vincere, quindi sono le chiacchiere che animano il bar del calcio. Tutto è pronto con il Siena in 10 perché Cribari, soccorso, non può rientrare in campo, quindi c'è una torre
difensiva in meno, importante perché è uno dei più alti. Parte la rincorsa di Snyder, palla dentro, attenzione, colpo di testa, Curci, il miracolo ancora, poi fallo offensivo a Materazzi ai danni di Maccarone. Ancora una grande parata sul colpo di testa di Thiago Motta, lo stacco di Thiago Motta alla mezz'ora e la parata di pugni da parte di Curci, che fa ancora una volta un grande intervento. Poi Materazzi commette un'irregolarità ai danni di Maccarone, si riparte con un calcio di punizione battuto cercando Maccarone. Materazzi prova l'anticipo, fallo del centravanti toscano ai danni di Matrix, calcio di punizione che Cambiasso batte servendo corto il Colosso. Palla giocata in verticale su Milito, Cribarri che è rientrato alle sue spalle, palla larga per Mario, uno contro uno con Del Grosso, già munito Del Grosso, puntalo, cerca di andare al cross, attenzione Mario, finta, colpo di tacco, fuori per Mike, arriva, siamo al limite dell'area, cerca il filtrante, non passa, recupera il Cucciu, cambia il gioco sulla sinistra cercando Eto'o, il colpo di testa è quello di Iaia, lo che allontana con un campanile Codrea, recupera Wally, controllo pettinato direi, poi un po' meno il suo appoggio laterale per Capitan Zanetti, palla che va in out e rimessa per il Siena, mezz'ora superata, 0-0 tra Siena e Inter, una partita a senso unico, ma fino a questo momento non è ancora arrivato il gol che rompa questa inerzia di marcatore e di realizzazioni. Palla recuperata ancora da noi, Thiago Motta e Eto'o, d'altra parte loro stanno solo difendendo, lo stanno facendo bene, con ordine, con molta gente al limite dell'area. Attenzione, una palla persa dal capitano, Ekdal può ripartire, mette in movimento Iaia, uno contro uno con Zanetti che lo mura con una grande giocata delle sue, può ripartire l'azione per Eto'o, attaccato da Rosi, lo attaccano in tre, scarica su Cambiasso, di prima per Milito, buona questa azione tutta one touch, centralmente arriva il Cucciu, Milito, vediamo se lo vede, c'è anche Snyder poco distante, il Principe cerca di far passare il pallone, cambia il gioco, la testa è quella di Del Grosso, allontana, recupera Maicon, deve caricare il destro, ci prova, tribuna, applausi comunque, fa niente, va bene ragazzi. Va bene ragazzi. Pronto al rilancio ancora una volta Curci, bella questa giocata tutta un tocco che aveva messo Milito in condizione di poter partire agile, ma non è riuscito a mettere il pallone con rapidità al centro per l'inserimento di Cambiasso, e gli inserimenti dei centrocampisti saranno quelli che faranno la differenza. Palla giocata sul pressing di Balotelli, bravissimo Mario in fase di non possesso ad andare sempre a disturbare i giocatori del Siena. Ha favorito il recupero del capitano, adesso siamo tornati a destra dal Colosso che avanza, palla al piede, pallone che Mike gioca orizzontale per Walter Samuel, Wally gioca il pallone nello spicchio del cerchio di centrocampo per Thiago Motta che gli rende palla, ancora Tiagone, vediamo, viene incontro Milito, Cribari cerca l'entrata, è pulita sul pallone anche se il Principe cade a terra, ripartono loro in contropiede con Codrea, Maccarone prova ad andare da solo, attenzione, non arretriamo ma affrontiamo, chiama l'1-2 con Vergassola, la sua giocata di fatto è un passaggio a Giulio Cesar che recupera con le mani, Maicon si riparte ancora una volta, cronometro 33 minuti al Franchi e 0-0, palla lunga per Balotelli, Del Grosso come tira molla, lunga la gamba, riesce a mettere il pallone in out, rimessa però all'altezza dei 35 metri sulla destra del nostro fronte offensivo con Cambiasso che si fa vedere accanto al Cucciu, poi servito invece Mario, spalle all'avversario, tocca all'indietro per Maicon, circolazione orizzontale per Cambiasso, Wesley, il tocco per Thiago Motta, sulla sua laterale sinistra c'è Zanetti, invece si va in verticale per Eto'o, all'indietro per Thiago, ancora Eto'o, palla per Snyder, può caricare il colpo, attenzione, no, fa bene, allarga per Maicon, a campo, uno contro uno con Ghezzal, prova ad andare al cross, fuori per Snyder, carica a sinistra Wesley, tiro rimpallato e murato dal corpo di un giocatore del Siena, poi Matrix di testa allarga molto bene sul fronte laterale opposto per Pupi, Thiago, e ripartiamo ancora una volta con Wesley che viene incontro, scambia ancora con Thiago Motta, palla ancora per Wesley, si gira, appoggia lateralmente per il capitano, capitano ancora per Thiago Motta, sulla destra Maicon reclama il pallone in posizione solitaria, Thiago gioca per Matrix che può appoggiare ora Maicon, lo va a contrastare Ghezzal, avanza Maicon, palla al piede, gioca la sfera centralmente per Cambiasso che allarga sulla laterale sinistra per Pupi, cerca di andare all'1-2 con Snyder,
cambia ancora tutto sulla destra per Maicon, non lo attacca Ghezzal, lo aspetta, cercano di creare il traffico negli ultimi 20 metri, palla larga per Maicon, il suo cross, taglia l'area di rigore, Eto'o, palla dentro, ancora una parata di Curci, incredibile, da posizione impossibile Eto'o ha messo un pallone sul primo palo, Curci era lì, è ancora palla gol per l'Inter, forza ragazzi, Pupi avanza, attaccato da Iaialo, scambia con Thiago Motta, pallone che viene giocato da Thiago su Wesley, ecco Snyderman che controlla il pallone, lo attaccano in due, largo per Eto'o, su di lui Rosi, chiama l'1-2 con Snyder, Snyder aspetta il taglio di Balotelli, si intromette un giocatore del Siena, Codrea, ripartono loro con Iaialo, attenzione, il capitano lo va a contrastare, il croato cerca di tenere palla, c'è il raddoppio di Cambiasso, il capitano gli porta via il pallone, ripartiamo noi, palla al piede, l'eleganza di Pupi. 699esima partita ufficiale in maglia nerazzurra, Cociu cerca lungo Milito, attenzione alla testa di Cribari che anticipa, Terzi è il più lesto a recuperare questa palla, evita che termini in out, lungo linea, buono per Iaialo che controlla, Eto'o accorcia, recupera, Zanetti, ripartiamo, si va a senso unico, forza ragazzi, palla che viene giocata da Thiago Motta per Maicon, non abbozzano neanche le ripartenze, sono lì, cercano di provarci con delle... con degli spunti individuali, si stanno preoccupando di difendere, lo stanno facendo bene, palla dentro per Balotelli, Cribari, anzi Terzi lo anticipa bene con il petto, rilancia per Maccarone, colpo di testa, spizzata per il compagno che però non può arrivare a prendere quella sfera e allora Materazzi che mette in movimento ancora Maicon, Maicon attaccato da Ekdal, gioca dietro ancora su Matrix che può far circolare il pallone orizzontalmente per Wally, Walter Samuel controlla e appoggia lateralmente per il capitano, capitano che avanza, non vanno a pressare come facevano a San Siro nella nostra metà campo, ci aspettano negli ultimi 25 metri, non si muovono da lì, sbaglia il passaggio Cambiasso per Snyder, recupera Terzi, provano a ripartire con Bergasso, attenzione al contropiede, Maccarone solo contro 5, prova ad andare con un tiro dalla distanza e ci deve mettere una grande parata Giulio Cesar con i pugni per questo tiro dalla distanza di Maccarone al minuto 36. C'è un po' di lavoro anche per Giulio Cesar, prima parata con questo tiro, Maccarone che ricordiamo sbloccò all'andata con un tiro più o meno simile dalla distanza, quella volta per Giulio ci fu poco da fare, fu il gol. Palla che viene giocata su Snyder, Eto'o, attenzione, chiama il pallone da questa parte, Wesley controlla, gioca la sfera ancora su Thiago Motta, pallone per Cambiasso, Cambiasso per Wesley, Wesley ancora per Eto'o, Eto'o cerca Varchi, non ce n'è, traffico incredibile, bisogna trovare una giocata, guadagnarsi una punizione dal limite, qualcosa, Maicon, palla dentro, Mario, il tiro, la traversa, rovesciata acrobatica di Balotelli, rovesciata acrobatica di Balotelli, clamorosa palla gol, la traversa, salva Curci, incredibile, giocata di Mario, acrobatica, Curci non può farci nulla, la traversa lo salva, spettacolo, spettacolare giocata, poi Mario nell'impatto colpisce, nella giocata acrobatica impatta con il giocatore milanese Terzi, Claudio Terzi, penso che sia l'unico milanese in campo fra tutti e 22, a parte Scarpini e Caldara in tribuna, ma non siamo in campo, perlomeno per ora, e quindi si prende un colpetto, si scalda Goran Pandev, attenzione, si sta scaldando Goran Pandev, non so se questo significa che c'è qualche nostro giocatore che ha qualche problema o se Mourinho vuole togliere un centrocampista per inserire un Pandev in più, non lo so, vediamo, magari arretrando Snyder, calcolando come stanno giocando loro. Allora si può riprendere, Terzi può rientrare dopo i soccorsi, inizia il riscaldamento di Gogo Goran con Balotelli strepitoso in questa acrobazia difficilissima da realizzare e qua la gioia del gol gli è stata negata prima da una palla in volée bellissima uscita di forse 2 centimetri, adesso traversa piena colpita dall'Inter, Thiago Motta cambia il gioco proprio su Balotelli, di testa spizza bene alle sue spalle per Maicon, ce la fa il colosso, non ce la fa, peccato, era giusta l'idea di Mario, era giusto Maicon andarsela a prendere lì, non ce l'ha fatta per veramente un nulla, si riparte quindi con una
rimessa con le mani per la formazione toscana con Ekdal che prova ad andare in azione personale, elegante lo svedese che cerca di dare profondità per Maccarone, al centro arriva Jarolin, Maccarone prova ad andare da solo, uno contro uno, entra in area, chiuso da Walter Samuel, palla che va a fondo campo, tocco finale era di un giocatore del Siena, chiama il pallone rapidamente Snyder, Giulio Cesar non rischia la giocata perché aveva visto che immediatamente Vergassola era andato in copertura su Wesley e allora non ha rischiato di mettere un pallone che avrebbe poi regalato a Vergassola un possibile intervento in controtempo. Intanto i tifosi del Siena qua stanno, si festeggiano perché la Roma è andata in vantaggio, ecco perché festeggiano i tifosi del Siena. Maccarone, attenzione, palla che viene giocata con un velo da Jarolim per Rosi che può andare al cross, Murato dal capitano, c'è corner per la formazione bianconera, secondo corner della partita. Pensavo magari qualche scaramuccia con Fiorentina che sta perdendo Livorno, invece esultano al gol della Roma, quindi per manifestare il loro anti-interismo di questo pomeriggio. Corner per il Siena, noi dobbiamo pensare a noi, non a quello che fanno gli altri. Dalla bandierina di destra parte la traiettoria, la testa di Materazzi che allontana, Snyder con Rosi, è più alto il romano che anticipa, palla recuperata da Jarolim, Murato da Tiago Motta, palla che viene controllata ancora da Rosi con Zanetti che a qualche metro da lui cerca di contrastarlo, mani dietro il corpo, rimpallato, ancora Rosi che tiene il pallone, Tiago Motta con la punta glielo tocca e costringe all'errore il romano, palla in out e rimessa per noi. Inter che quando sono 40 minuti di gioco nel corso del primo tempo è sullo 0-0 qua a Siena. Milito, c'è un fallo netto di Terzi ai suoi danni, l'arbitro dice di no. Terzi rilancia, palla giocata su Vergassola, il tocco all'indietro su Codrea, Ekdal, Vergassola ancora, facciamo pressing alto, attenzione, palla che viene giocata all'indietro con un rilancio su Maccarone, Maccarone che controlla, parte in dribbling, arriva ai 30 metri, attenzione, cerca Vergasso, la palla larga per Jarolim, vede la porta, pericolo, salta l'uomo e solo il tiro, mamma mia, deviazione in calcio d'angolo con una occasione per il croato Jarolim veramente ghiotta, c'era una posizione di fuorigioco ma occasione da gol al minuto 41 e c'è il terzo corner e si fa sentire il pubblico di casa con un Siena-Siena, corner per i bianconeri toscani, forza ragazzi, parte Maccarone dalla bandierina, palla sul primo palo, allontana Milito, recupera Codrea, cerca di servire male Maccarone, rimessa con le mani per noi. Si riparte con una rimessa affidata a Maicon, scampoli finali del primo tempo, con le mani la palla per Giulio Cesar che serve Walter Samuel, pallone che viene giocato da Tiago Motta per Maicon, Maicon controlla la sfera, attenzione, il movimento in avanti di Milito, tocco per Cambiasso, ancora Maicon, Maicon se la gioca su Wesley, Wesley per Tiago Motta, Tiago Motta per Zed, dobbiamo guadagnarci anche una punizione, qualcosa dal limite per sfruttare, ma facciamo fatica ad arrivare centralmente, ci stiamo provando poco perché là c'è un vero e proprio imbuto. Maicon, proviamo la percussione sulle laterali, Balotelli prova a creare la superiorità, quando l'ha fatta l'hanno sempre messo giù, ci prova adesso con una percussione personale e si guadagna il quarto corner, sfruttiamole queste palle inattive ragazzi, salgono Samuel e Materazzi, va Wesley dalla bandierina, forza ragazzi, 42 minuti di gioco al Franchi, Siena 0, Inter 0, è pronto Snyder a battere il tiro dall'angolo, Morganti invita a non trattenere, palla dentro, attenzione Samuel, ancora una volta sciupa una clamorosa occasione perché può staccare tutto solo di testa ma non riesce a mettere nello specchio grande, altra occasione da gol, sono già 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 occasioni da gol pulite per l'Inter nel corso del primo tempo, non c'è mancata la capacità di arrivare a pungere, c'è mancata la freddezza nell'ultimo tocco e anche un po' di fortuna a volte potremmo dire. Palla che viene rimessa in gioco sul rilancio errato di Curci da Maicon, si fa vedere Milito, palla giocata in avanti per il Principe con un lungo linea, Cribari lo va a contrastare, Milito scarica l'indietro ancora per Mike, Mike fa giro palla veloce per Wesley, attaccato alto da Vergassola,
il tocco per Cambiasso, apertura per Thiago Motta. Thiago Motta vede il movimento di Sneijder ma preferisce aprire sulla laterale destra per Maicon. 44esimo minuto, stiamo entrando nell'ultimo, ci sarà qualcosina da recuperare. Cambiasso anticipato da Cribari, recupera Matrix, palla all'altezza della linea mediana del campo, ancora con Thiago che gestisce questo pallone, fa correre lateralmente per Wally che avanza oltre la linea mediana del campo, aprendo sulla destra per Maicon, tutto solo, non lo va a attaccare Ghezzal, lo aspetta. Maicon apre per Milito, Milito dà profondità per Maicon, dietro la linea dei difensori, può andare al cross, lo contrasta Ghezzal che riesce a recuperare il pallone con bontà tecnica, poi del grosso, poi ancora Ghezzal, poi Milito che lo disturba, gli porta via pallone Principe, grandissimo Cambiasso, Thiago Motta, sfruttiamo questa occasione, attenzione Thiago, palla per Wesley, Wesley vede il movimento di Mario, lo cerca Mario Curci, serviva una gamba più lunga di un metro per Mario per arrivare a prendere quell'assistenza di Wesley, attento però Curci. Dovrebbero essere 2 minuti di recupero, mi sembra di aver visto un 2. Palla che viene rimessa in gioco con un rilancio, la testa di Walter Samuel, poi Ghezzal, molto prezioso il suo lavoro in fase di non possesso. 3 minuti di recupero. Maicon batte subito lungo cercando dietro del grosso Milito che riesce però ad intervenire. E allora Codrea, gioco orizzontale per Vergassola, il capitano del Siena, inizia in questo momento il recupero. 3 minuti ancora con Rosi. Cerca la veloce con Iaialo, il capitano lo va a contrastare, gli mette la palla in calcio d'angolo, non è laterale, va al di qua della bandierina, c'è il quarto corner per il Siena. Ah no, è con le mani, con i piedi. Corner che va a battere Mato Iaialo, acquistato dallo Slaven Belupo, pensa un po'. Pochi forse conoscono questa formazione. Parte la traiettoria, Balotelli sul primo palo che allontana, Eto'o deve tenere vivo questo pallone, ce la fa, lo attaccano in due, scarica indietro ancora su Balotelli che deve rilanciare, intanto il raddoppio della Roma al Bentegodi contro il Chievo. E ancora esulta la curva bianconera senese, qua siamo ancora sullo 0-0. Ma i conti si fanno al 90esimo, non al minuto 45. Ricordo un precedente in cui stava accadendo qualcosa di simile, poi finì in maniera differente. Stiamo calmi ragazzi, continuiamo a macinare azioni, vediamo magari di fare già un gol prima dell'intervallo. Mario, è uno degli ultimi assalti perché mancano 90 secondi, è uscito il sole, attenzione che sia un segnale, attenzione Maicon. Maicon per il Principe, largo sulla destra, c'è Balotelli in mezzo a 4 giocatori del Siena, guardali, sono in 9 davanti all'area di rigore. Sneijder per Eto'o, cercano 2 con Cambiasso, arriva Zanetti sulla sinistra, cerca di trovare un varco, non ce la fa, fuori per Wesley, Wesley cambia tutto sulla destra, veloce, il pallone per Maicon, attaccato da Ghezzal, cerca l'uno contro uno per andare al cross, è chiuso, palla sul sinistro, il cross dentro l'area, attenzione, cade a terra Milito, non ci arriva Eto'o, palla che fila a fondo campo per la rimessa che ci impiegherà un po' ad effettuare Gianluca Curci. E allora 1 minuto ancora da giocare, poi ci sarà l'intervallo con il parziale di Siena 0, Inter 0, grande partenza da parte dei nostri, non del vero, ma tanta imprecisione, un attento Curci, ma anche 2 occasioni limpide per il Siena, per onor di cronaca. Codrea con un campanile cerca Iaialo, lui ha sciupato una delle 2 occasioni da gol, l'altra è capitata a Ekdal. Rosi cerca di andarsene con un'azione personale, si libera di Zanetti, Thiago Motta lo va a contrastare, lo raddoppia Zanetti con Thiago, con Wally, usciamo palla al piede, Giulio Cesar, circolazione veloce su Maicon, proviamo se ve ne è tempo, mancano 20 secondi a fare l'ultimo assalto, palla lunga per Milito, posizione regolare del Principe, attaccato da Cribari, protegge palla, scambia con Balotelli, dentro per Sneijder, controlla dentro l'area di rigore, si deve girare, finta e contro finta, riesce a mandarne vuoto 2, palla smorzata del grosso, una carambola, il corner, non so se c'è tempo per batterlo, vediamo, non so se c'è tempo, non c'è tempo perché è scaduto il terzo di recupero e quindi pausa 0-0 tra Siena e Inter. Inter che ci sta provando in tutte le maniere, non ce l'ha fatta finora, a Verona la Roma vince 2-0, ma ci sono ancora 45 minuti, forza ragazzi, lì nella regia. Nuovamente collegati con il Franchi di Siena per il secondo tempo, l'arbitro aveva tutte le squadre, entrambe le formazioni schierate nel tunnel.
pronte a dare il nuovo ingresso in campo. Una novità fra le file dei toscani: entrerà Brandao, il centrale portoghese Gonçalo Brandao. Vediamo se al posto di Cribari o di Terzi c'è, quindi probabilmente dovrebbe uscire, lasciare il terreno di gioco il brasiliano Cribari, che ha avuto un problema nella parte finale quando ha preso quella pallonata, quindi può essere che questo non gli consenta di poter riprendere la posizione in campo. Nell'Inter abbiamo visto che si continua a riscaldare Goran Pandev, non ci saranno cambi, quindi aspettiamo solo la conferma della Lavagna, però mi sembra di vedere tutti in campo i giocatori del Siena tranne proprio Cribari. Quindi entra Gonçalo Brandao, è la sua terza presenza stagionale, scusami, è la sua 21esima presenza stagionale, pardon. E allora fuori il numero 29, dentro il numero 15 Brandao, eccolo qua inquadrato, che va a raggiungere la sua posizione di centrale. Brandao, che se non ricordo male debuttò proprio l'anno scorso contro l'Inter o qualcosa del genere. Quindi formazione Inter con Giulio Cesare fra i pali, Maicon, Materazzi, Samuele, Zanetti in difesa, Cambiaso, Thiago Motta, i due in mediana, Balotelli, Snyder, Eto'o e Milito, i quattro davanti. Per quanto riguarda invece il Siena, il 4-1-4-1 con Curci in porta, Rosi, Terzi, Brandao e Del Grosso i difensori, Codrea il pivot davanti alla difesa, Iaialo, Vergassola, Egdale, Ghezzal i centrocampisti, Maccarone l'unica punta, con l'ingresso di Brandao in panchina. Con Malesani rimangono i portieri di riserva Ivanov, Reginaldo, Malagò, Calaiò, Ziolis, Jarolim. Inizia in questo momento il secondo tempo con il direttore d'orchestra mentre si vanno a riscaldare in tre. Ci sono Toldo, Stankovic, Lussio, Muntari, Mariga, Kivu e Pandev, che ricordo si sta scaldando circa dal minuto 35 del secondo tempo, segno che nelle idee di José Mourinho c'è l'ingresso in campo da parte di Goran Pandev. Vedremo al posto di chi. Si riparte con Giulio che serve Materazzi, adesso non c'è più il cielo cupo e la minaccia di pioggia, è una leggera pioggerellina che ha accompagnato la vigilia. Materazzi con un lancio lungo, palla che va direttamente in out, è uscito un timidissimo sole, pubblico che si fa sentire a viva voce. Ricordiamo che la Roma sta vincendo 2-0 al Bentegodi contro il Chievo. Reclamato un fallo di mano non segnalato, Ekdal cerca la percussione personale, lo vanno a chiudere Materazzi e Cambiasso, cerca di passare, Matrix esce con buona scelta di tempo e guadagna la rimessa da fondo affidata a Giulio Cesare. Inter che cerca di accelerare il ritmo, di accelerare il passo. Siamo 0-0, ci sono due palloni in campo, se ne vede un giovane raccattapalle, colpo di testa da parte di Ghezzal, recupera Matrix, gioca su Maicon, ancora Materazzi tutti marcati, batte lungo cercando Balotelli, il colpo di testa di Del Grosso, Milito che recupera più lesto di tutto il pallone, poi Maicon di prima, il tocco per Cambiasso fa giro palla orizzontale per Thiago Motta, tutto in difesa il Siena, così dal primo minuto, fallo, no, dice di no Morganti ai danni di Snyder. Da parte di Terzi c'è il contropiede affidato a Codrea, Vergassola, sovrapposizione di Rosi sulla destra, si rialza Snyder, Rosi arriva ai 30 metri, apertura laterale per Jarolim, l'1-2 con Rosi, guadagna al fondo, il suo cross smorzato, palla che va in calcio d'angolo, c'è il primo corner della partita in favore del Siena. La deviazione di Thiago Motta, cercano poi di tenere la palla viva, reclamano per un calcio di rigore perché nella caduta la palla poi è andata sul braccio di Thiago Motta, ma assolutamente involontaria. Una palla che comunque era stata smorzata anche con il corpo. Dalla bandierina per il Siena, palla dentro, Milito che svirgola, palla recuperata da Snyder, Pupi mette in movimento l'olandese, Wesley prova a mettere in profondità per Eto'o che invece gli andava incontro, è in vantaggio la difesa del Siena che protegge con Rosi all'indietro per Curci che rilancia come può questo pallone nella metà campo nerazzurra. L'intervento di Snyder, controlla linea mediana, mette palla giù, attaccato dal numero 24 Iaia, lo tocca per Thiago Motta che appoggia per Pupi, capitano che avanza sulla sinistra, forza ragazzi, cerca e trova la collaborazione ancora di Snyder, gioca il pallone sulla destra per Maicon,
Maicon chiama l'1-2 con Balotelli, passa il pallone, Maicon entra in area, è solo, Maicon è chiuso e la palla va in corner. E la palla va in corner, primo corner della ripresa, solo Maicon dopo l'1-2 con Balotelli. Applaude, sale in piedi il popolo nerazzurro, sale in piedi il popolo nerazzurro, forza ragazzi, occasionissima ancora per noi. Inter dagli spalti, parte la rincorsa di Snyder dalla destra, palla dentro, primo palo, il colpo di testa di un difensore ma vede un'irregolarità Morganti, ferma il gioco, si ripartirà con una punizione dentro l'area in favore della squadra toscana che può andare a effettuare il portiere Curci. Pronto a rilanciare il pallone in avanti, tanto Parma 3 Livorno 0, si gioca ovviamente anche sugli altri campi, noi abbiamo dato solo notizie della gara della Roma perché è quella che interessa da vicino per la lotta a scudetto. Maicon chiude bene su Gezzal, si riparte con il pallone che viene rimpallato, rimesso in gioco del grosso per Maccarone, si deve girare, palla che viene fatta passare centralmente, l'anticipo di Thiago Motta, un doppio rimpallo con la palla che schizza nell'area di rigore dove Curci la può gestire con una certa facilità. E allora riparte nuovamente l'azione del Siena con questo rilancio in avanti, pallone che Zanetti e Walter Samuel controllano, palla rilanciata in avanti, un po' di imprecisione in questa fase del match. E allora palla rimessa in gioco, scivola un giocatore del Siena, poi c'è forse un'irregolarità, dice di no l'arbitro e quindi si riparte con, per Morganti tutto normale, quindi la ripresa del gioco con Giulione che mette in movimento Walter Samuel e si riparte. 5 minuti nel corso del secondo tempo e 0-0 tra Siena e Inter, la Roma vince 2-0, palla giocata da Thiago Motta, forza ragazzi facciamo sto gol. Palla che viene giocata da Thiago sulla destra per Maicon. Maicon controlla il pallone, Milito che gli viene incontro, scambia con Mario. Mario la mette dentro benissimo per Cambiasso, non va ad attaccarlo Vergassola. Il Cucciu può gestire il pallone e aprire lateralmente per Eto'o. Sovrappone il capitano. Eto'o cerca la strada centrale. Palla dentro a cercare Milito. Curci anticipa sia lui che Balotelli con un'uscita un passo fuori dall'area piccola di rigore. Pronto a far ripartire la manovra. Mourinho guarda i tre che si stanno scaldando e probabilmente chiama se il team manager Butti, consegnandogli l'idea del primo cambio da effettuare, chiama se Goran Pandev. È pronto l'ingresso di Goran, rimessa effettuata da Materazzi mentre si è stirato Maccarone che esce dal campo, si tocca la coscia, viene soccorso dai sanitari, c'è un lancio lungo di Thiago che voleva servire Balotelli ma è imprecisa la giocata, si alza Calaiò intanto fra dalla panchina di Malesani, inizia il suo riscaldamento mentre siamo in una fase un po' di stanca ed ecco che abbiamo visto inquadrato prima Goran Pandev prendere indicazioni da Baresi. 6 minuti al Franchi di Siena, 0-0, palla lunga, Maicon controlla, cerca di portargli via l'uomo Balotelli, profondità per Milito, accorcia e allontana Brandao toccando il suo primo pallone, Cambiasso la gioca orizzontale su Thiago, lo va a attaccare Vergassola, pallone giocato lateralmente per Zanetti, non ce la fa Maccarone che lascia zoppicando il terreno di gioco, c'è un fallo, dice di no, non c'è un concesso niente lì al limite dell'area, poi Zanetti va a recuperare questa palla su Iaialo con la collaborazione di Wally e riparte il capitano, forza ragazzi, avanza Pupi, va in slalom, salta un uomo un secondo, mette in movimento Milito, limite dell'area, il principe carica il destro, il tiro, la parata di Curci ancora! Palla che era nell'angolo alto all'incrocio là dove si annidano i nemici dell'igiene. Mamma mia la parata di Curci. Corner per noi. È il sesto, forza ragazzi. Wesley dalla bandierina. Palla a giro, secondo palo. Attenzione, mischia dentro l'area Milito. Palla che viene deviata. Reclamano il corner i nostri. Dice di no il signor Morganti. Reclama anche Toldone. Doppio cambio, entra Calaiò. Prenderà il posto di Maccarone che è già fuori dal terreno di gioco. Entra Goran Pandev invece per Thiago Motta. Al posto di Thiago Motta entra Pandev con Wesley a questo punto che va a fare il mediano insieme a Cambiasso.
Questa quindi la scelta da parte di José Mourinho. Thiago torna a sedersi in panchina, si continuano a riscaldare intanto Deki e Christian Kivu. E allora fuori Maccarone, dentro Calaiò per infortunio, fuori Thiago Motta, dentro Goran Pandev, scelta tecnica. Si mette a questo punto Pandev dietro la punta centrale, va a giocare un pallone svistandolo su Mario. Mario prova la percussione personale, salta due uomini, se ne va Balotelli, entra in aria, attenzione Mario, entra in aria, il cross, la deviazione di Brandao che calcia via. Grande azione personale di Balotelli. Calaiò, il contropiede del Siena, attenzione, palla in profondità per Ekdal. Wally chiude bene. Giulio Cesar gioca male il pallone per Pupi, lo va a aggredire Vergassolo, allora si calcia via la sfera con Pandev che controlla con il petto. Snyder avanza, palla al piede, inseguito, attaccato irregolarmente, il vantaggio, palla del Cuccio di prima per Balotelli, può tenerla viva sulla destra, lo va a attaccare Del Grosso. Mario uno contro uno, cerca il gioco di gambe, palla buona per Maicon, il cross, Cambiasso, il tiro, fuori, è un assalto unico, forza ragazzi, il tiro di Cambiasso con la palla che va fuori. Calma ragazzi, forza ragazzi. Azione velocissima e devastante con Cambiasso al tiro che cerca di incrociare la palla che va fuori. Il rilancio lungo, la testa di Materazzi, palla troppo lunga, Milito va a pressare su Brandao. Brandao costretto al rilancio sporco, Maicon attacca Calaiò, gli porta via il pallone, resiste in mezzo a due, cerca Cambiasso, Ekdal si intromette, palla gestita dallo svedese che la dà all'indietro per Del Grosso, in avanti per Ghezzal cerca l'azione personale, attenzione Vergassola, arriva Rosi a rimorchio, palla larga per Iaialo cerca di andare al tiro, è Eto'o in ripiegamento basso che allontana, poi Snyder, poi Goran Pandev, sbaglia l'appoggio di prima, palla recuperata da Codrea che allarga per Rosi, può andare al cross della destra, palla dentro l'area, l'intervento è di Cambiasso che la calcia via con un dindondan, palla recuperata adesso da Terzi, messa giù, attaccato da Pandev, rilancio in avanti, fuori gioco da parte di due giocatori che si disinteressano della sfera. Allora Giulione con le mani per Walter Samuel, guardiamo il cronometro, 35 minuti da giocare. Palla per Mario, buono il controllo con l'apertura di Walter Samuel, lo attaccano in due, c'è il movimento di Maicon, scarica su di lui di tacco il pallone, Maicon avanza, palla al piede, chiama l'1-2 con Balotelli, attenzione, cerca di andare, Mario la piazza al centro, la testa di Alejandro Rosi che allontana, poi il colpo di testa del Cuccio, palla allontanata ancora dal Romeno Codrea, poi Materazzi in anticipo su Calaiò, palla vagante, la recupera il Cuccio, sono tutti sotto la linea della palla con un 4-5-1. Zanetti prova l'azione personale, palla dentro, Milito entra in area, Milito solo, tiro, gol, il principe, Inter in vantaggio al minuto 12, L'assist del capitano, il principe, il gol dell'1-0. Calma ragazzi, 1-0 per noi. Si abbracciano Mario e Milito, ci sarà l'ammonizione per Milito. C'è un cambio, entra Deki. Festa grande sugli spalti del Franchi, popolo nerazzurro in delirio. Calma ragazzi però, al 12esimo, guardate il capitano, assist per Milito, entra in area, da lì la mette dentro, ma sì! E allora vediamo qual è il cambio in casa Inter, mentre corre Andrea Butti a fare la vagnetta per l'ingresso di Deki, vediamo al posto di chi vuole forze fresche a centrocampo, vediamo che cosa... Qual è la scelta di José Mourinho che fa subito un cambio dopo il gol al minuto 12 del principe Milito. Vediamo chi toglie. Balotelli, fuori Mario. E dentro Deki, applausi, standing ovation. Va a salutare il direttore di gara, prende gli applausi da parte di tutto il popolo nerazzurro. Grande protagonista Mario fino a questo momento. Saluta la gente.
Adesso Eto'o viene da questa parte, 4-3-3, ci mettiamo 4-3-3, ci mettiamo 4-3-3 con Baresi che va a dare un 5, anche José Mourinho dà un 5 a Balotelli, si riparte con il Siena sotto per una rete a 0, il gol di Milito. Adesso però non dobbiamo fare l'errore di farci attaccare, andiamo a fare il secondo ragazzi, che fatemi fare un po' di telecronaca tranquillo fino alla fine. Facciamo sto secondo gol, tanto però abbiamo fatto il primo che è quello più difficile. Adesso loro devono muovere quel pullman davanti a quella, a quell'area lì, devono togliergli sti pullman che abbiamo chiamato anche carattrezzi, è arrivato proprio l'autista Milito su un carattrezzi per portare via il pullman davanti alla porta di Curci. Primo piano per il presidente, siamo tutti come lui in questo momento, concentrati. Tensione alta, rilancio di Giulione, palla in zona, Maicon di testa prolunga del grosso, appoggia all'indietro, il rilancio verso Calaiò, la testa ancora di Maicon che prende un brutto colpo alla schiena, rimane dolorante a terra, poi Snyder che butta il pallone forse fuori, vediamo se si avvedono di Maicon con Zanetti, butta fuori dice. No, giocate, si rialza, è colosso. Palla lunga a cercare Eto'o, del grosso intercetta la traiettoria, palla recuperata da Igdal e riparte il Siena con Maicon che va in pressione. È caduto male Maicon, ma per fortuna si è ripreso immediatamente. E allora palla rimessa in movimento, attenzione Wall. Calma ragazzi. Capitano, palla per Walter Samuel, un attimo che abbiamo bisogno di dissetarci un secondo. Palla che viene giocata da Goran Pandev che resiste a un doppio intervento, tutto normale, direttore di gara. Poi recuperiamo nuovamente il pallone noi e si riparte ancora una volta con Morganti che fa giocare Wally, batte lungo cercando Milito, adesso lo va a contrastare Terzi, l'intervento del milanese Terzi con la palla in out, applausi per il principe autore del gol con cui l'Inter sta conducendo per una rete a zero, è il 22esimo gol in campionato per Diego Milito. Palla che viene giocata da Zanetti, il tocco fuori per Cambiasso, Cambiasso per Wesley, adesso 4-3-3 per i nostri con Snyder, scambia con Goran, Terzi protegge questo pallone, non può farlo terminare a fondo perché la palla è lenta e deve quindi metterla in out, nuova rimessa con le mani, mi piace, i ragazzi stanno attaccando, vogliono fare il secondo gol, forza ragazzi, non fermiamoci. Pronto a rimettere in gioco il capitano, sulla laterale sinistra, siamo quasi all'altezza della bandierina, palla giocata su Mili, intelligente per Cambiasso, centralmente il Drago controlla il pallone, lo tocca per Wally, Wally può aprire sulla destra per Mike, eccolo qua il colosso che controlla, lo viene ad attaccare alto Ghezzal, si fa vedere Eto'o, ritorna dal lato opposto per Walter Samuel facendo correre a vuoto e facendo spendere fatica ai bianconeri di Malesani, e qua c'è un fallo, forse ci starebbe anche un giallino qua, forse anche un giallino come le tue scarpette signor Rosi, vieni qua gli dice Morganti, vieni qua gli dice il signor Emidio D'Ascoli, se n'è andato ma aveva tutta l'intenzione di dargli il giallo anche perché forse poi gli ha detto qualcosa. Si ripartirà quindi con un calcio di punizione ma all'altezza della tre quarti, pronti alla battuta ci sono Snyder, cioè Cambiasso, poco distanti Inter dal popolo nerazzurro presente massiccio quest'oggi qui sulle tribune del Franchi di Siena, vediamo anche tutti i balconi, tutte le finestre con gente affacciata con bandiera nerazzurra. Palla di Samuel disturbato e pressato da Vergassola, lo costringe alla giocata imprecisa, la palla in out, la rimessa è affidata del grosso, palla che viene giocata da Codrea, Codrea gioca all'indietro il pallone per Terzi, all'indietro per Curci, Curci che rilancia lungo la sfera nella zona di Calaiò, la testa di Materazzi che lo anticipa, palla che si impenna, Snyder commette irregolarità spostando con il corpo, attenzione Rosi e Pandev, questi sono ricordi di derby romani. Aleandro Rosi, vivaio Roma, ancora della Roma, Goran Pandev, uomo simbolo della Lazio per tante stagioni. E allora si riparte con un calcio di punizione per il fallo di Snyder e ai danni di Terzi, poi l'intervento di Morganti per sedare Pandev e Rosi che stavano bisticciando, Ekdal
palla giocata all'indietro su Terzi. Terzi lancia in profondità sul destra per Iaialo, capitano su di lui, il tocco all'indietro per Vergassola, all'indietro ancora per Rosi che serve Brandao. Brandao fa giro palla orizzontale per l'intervento di Terzi. Inter in vantaggio per una rete a zero, lo ricordiamo, la Roma vince 2-0 al Bentegodi contro il Chievo. Maicon accorcia su Calaiò, poi Dechi, buono il tocco all'indietro per Walter Samuel, pressato da Ekdal, deve calciare via con non lucidità ma riesce a servire Pandev, poi Pupi, parte in dribbling, da una percussione personale del capitano è arrivato l'assist per Milito, Eto'o, buono l'1-2 con Milito, e qua c'è un brutto fallo di Brandao che si prende la maniglia, ammonizione per Brandao al minuto 19 del secondo tempo per questa entrata. D'altra parte in quei casi tenti l'anticipo, se non ci riesci a pieno prendi la gamba dell'avversario, insomma è il calcio questo, quindi ci sta che quando poi prendi piede e pallone protesti un po', però il fallo c'era ed era da cartellino giallo. Cartellino giallo è arrivato, punizione, cerchio di centrocampo con Dechi pronto a battere. De Marco va a tranquillizzare la panchina nerazzurra. Punizione battuta con Pupi. Silenzio al Franchi, sentite. Silenzio, concentrazione. Attenzione, una palla che Cambiasso va a gestire e c'è un fallo. Qua c'è il giallo. Eh sì, Codrea. Salterà anche lui la prossima gara dell'anno prossimo, va subito a chiedere scusa. Giocatore molto corretto, Paolo Codrea, è arrivato da Palermo 4 stagioni or sono. Sta facendo una partita tatticamente molto intelligente, davanti alla difesa, è andato a tappare buchi da tutte le parti. E adesso sto costretto sull'anticipo secco del Cucciu a metterlo giù in maniera scorretta, quindi ammonizione. Quella palla che viene giocata adesso da Dechi all'indietro per Walter Samuel, attenzione, pallone in avanti per Wesley che controlla, gioca il pallone per Cambiasso per Walter Samuel, il tocco ancora per Snyder in avanti per Goran appoggia per Pupi viene attaccato, la palla va in out, il tocco finale è di un giocatore del Siena, si riparte quindi con una rimessa con le mani a nostro favore con Wally che gestisce questo pallone attaccato, attenzione però a perdere questi palloni in zone insidiose, poi l'errore qui viene costretto Zanetti che pur di toccar via quella palla la deve semplicemente mettere in out. Allora si riparte con una rimessa con le mani che effettua Rosi scambiando con Vergasso, la capitano della formazione toscana, poi Pandev va al disturbo su Rosi, lo chiude mettendo la palla in out, rimessa con le mani già effettuata in avanti per Iaialo che cerca di far proseguire Rosi, l'intervento di Walter Samuel con Zanetti, protestano perché dicono che è stato uno sgambetto ai danni di Rosi, in realtà mi sembra che abbia un po' cercato il contatto con Pupi, il giovane romano. Vede che cade da solo, anche la ripetizione ci conferma questa logica, con le mani per il Siena, affidata a Rosi, Vergassola, palla in avanti, attenzione, Vergassola arriva al limite, Cambiasso lo disturba, palla dentro, attenzione, largo il tocco di Iaialo con il cross di Rosi, rimpallato da Walter Samuel, adesso inizia un po' ad attaccare la squadra di Malesani con l'Inter che si è molto abbassata in questo momento, non so se è molto contento José di questo atteggiamento, se vorrebbe vedere un Inter padrona del pallone un po' di più. Attenzione questa azione con Rosi che cerca di andare al cross, smorzato Eto'o, possiamo andare in ripartenza, transizione veloce, facciamola ragazzi, con Goran Pandev, verticale per Milito, Pandev va ad occupare la profondità, lo cerca e alle spalle di Goran non ha seguito nessuno, però forse voleva metterla lui, in realtà sarebbe stata perfetta se ci fosse stato a rimorchio un terzo uomo che però era rimasto indietro, cioè Snyder. E allora Curci recupera questo pallone, sono 22, siamo a metà esatta del corso del secondo tempo con i ragazzi in vantaggio per una rete a zero. Il gol di Milito al minuto 12 del secondo tempo, un gol bellissimo. Colpo di testa di Wally, il colpo di testa di Brandao, poi Dechi di testa, ancora un po' di confusione. Terzi prova ad allargare il colpo con Iaialo e Pandev vince fisicamente il croato il match. Palla lunga per Calaiò che entra in area, lo contrasta Materazzi, non c'è fuorigioco.
Calaiò tocca all'indietro il pallone per Ghezzal, carica il destro, il cross, la testa del Drago che allontana, recupera del grosso il pallone, Milito lo viene a prendere in disturbo, palla giocata centralmente su Codrea, Eto'o su di lui, Codrea scarica su Ghezzal, pressione da parte dei nostri, cerca il cambio di gioco sul fronte opposto dove vanno Iaialo e Rosi, ci sono Panda e Vezzanetti, palla giocata dal Romano Rosi che prova ad andare, Cambiasso, Lomura, ripartiamo, ripartenza, attenzione, Snyder, palla per Goran, contropiede dalla parte opposta c'è Eto'o, vediamo Goran, prova ad andare da solo, messo giù da Rosi, calcio di punizione, messo giù da Aleandro Rosi, che ha un nome Aleandro che lascia trasparire delle origini sudamericane di Roma, secondo me si sono dimenticati due S, è venuto Aleandro, palla di punizione battuta immediatamente per Milito, il suo tiro fuori, ha sorpreso Curci, immediata la palla girata da Milito sul secondo palo, palla fuori, tutto questo al 24esimo con Curci pronto a rilanciare il pallone nella metà campo dell'Inter, nella zona di Calaiò, il colpo di testa di Materazzi, palla che rimane lì, recupera Eto'o, difende la sfera dal raddoppio e allora Maicon all'indietro per Walter Samuel, attacca alto Vergassola all'indietro, il pallone per Giulio Cesar, non ci fanno giocare con una pressione portata sempre da Vergassola che fra i due del centrocampo è quello che meglio di altri sa fare questo tipo di attività, Decchi, Cambiasso sullo stretto, il Drago arriva al limite, palla per Milito, lascia Wesley, allarga per Pandev va al cross a tagliare l'aria, la testa è quella di Brandao, recupera Maicon che gioca il pallone con intelligenza sul fronte di sinistra per il capitano e si riparte ancora una volta con Pupi che gioca il pallone per Wesley, allarga la sfera sulla laterale sinistra per Gogo Goran, profondità per il capitano, è un po' lunga, prova ad andarci, si guadagna un cornerone, ma che capitano abbiamo, ma il capitano dalla bandierina chi ci va a battere? Nessuno, ci va Wesley. Primo piano per José Mourinho, barba lunga quest'oggi, almeno così sembra. Dettaglio che so che interesserà da zero a meno mille, però commentiamo ciò che si vede. Intanto si vede del grosso che prende per la maglia Eto'o, della bandierina Snyder, forza ragazzi, chiudiamola sta gara. Palla dentro, colpo di testa, rimpallato, arriva Decchi, il suo sinistro, no, non riesce a coordinarsi bene il Drago e se ne dispera, perché sa che era una palla che poteva gestire meglio. È rimasto con il corpo indietro e di conseguenza per una legge fisica la palla è andata alta. Rilancio di Curci in zona Ghezzal, controlla bene con Maicon che lo tampona, lo costringe al retropassaggio su del grosso, attaccato dai tocchi, gli smorza la giocata, Maicon la tiene viva, no, rimessa con le mani in favore dei bianconeri. Affidata a Cristiano del grosso di Giulianova, arrivato dal Cagliari due stagioni or sono, palla che viene rimessa in avanti su Calaiò, attaccato da Stankovic, è irregolare l'entrata di Decchi ai danni del giovanotto di Palermo, arrivato però dal Napoli, punizione battuta immediatamente con Vergassola che mette in movimento Iaialo, siamo al limite, carica il sinistro, il suo tiro è un tiro facilmente parato da Giulio Cesar, ma annotiamo al minuto 27 la conclusione di Iaialo e la parata di Giulio Cesar che è pronto a rilanciare il pallone nella metà campo del Siena dove se la giocano Milito e Terzi, palla gestita dal difensore, poi Ekdal prova a controllare un pallone con una certa difficoltà ma riesce ad aprire per Ghezzal, una palla troppo lunga, Malesani va a rendere sfera a Maicon che potrà rimettere in gioco con le mani, forza ragazzi, pronta la rimessa in gioco di Maicon. C'è un nuovo cambio in casa Inter, sta per entrare Christian Kivu, intanto c'è un pallone che viene giocato male e c'è una ripartenza del Siena con Materazzi che anticipa benissimo Calaiò, poi Maicon gioca corto la palla su Decchi, Decchi per Pupi, butta palla fuori perché c'è Snyder che è a terra con dei problemi e forse è lui che deve essere sostituito, vediamo, entra Christian Caschetto e deve lasciare il campo Wesley. Forse è proprio lui a lasciare il terreno di gioco, vediamo, si sta rialzando, sta provando, vediamo, zoppica, non ce la fa Snyderman, allora entra Christian Kivu al suo posto al minuto 28, il capitano salirà sulla linea dei centrocampisti. E allora applausi per Wesley che riceve il boato del popolo nerazzurro qua a Siena.
tentativo, andrà a fare il terzino, andrà a centrocampo Zanetti con Dechi che va alto nei tre del centrocampo, quindi Zanetti e Cambiasso sono i due mediani davanti alla difesa. Dechi nel 4-2-3-1 adesso con Eto'o a destra, Panneva a sinistra e Milito in mezzo, quindi questa è la disposizione. La ricapitoliamo: Giulio Cesar fra i pali, attenzione però questa qua c'è fuori gioco di Calaiò. Maicon, Materazzi, Samuel e Chivu, la linea difensiva, Zanetti e Cambiasso i due in mediana, Eto'o, Stankovic, Pandev e Milito, i quattro davanti. Calcio di punizione per la posizione irregolare di rientro segnalata qua sotto da Nicoletti. Eccola qua, pulitissima la posizione irregolare di Emanuele Calaiò. E allora c'è il rilancio di Giulio Cesar quando ci avviciniamo alla mezz'ora, con Milito che viene anticipato di testa, cadono a terra due giocatori del Siena. Maicon controlla il pallone, Ghezzallo va ad affrontare, palla larga, Eto'o scambia ancora con Maicon, palla dentro per Milito, buona per Eto'o, può andare al cross, attenzione, il Leone entra dalla destra, prova ad andare, palla fuori, mischione e riesce ad allontanare la difesa del Siena, poi Materazzi in anticipo su Calaiò, Pupi, palla che viene giocata su Cristian Chivu, tocca sul primo pallone Cristian Caschetto Chivu, Cucciu gioca questa palla un po' a rischio su Maicon, Calaiò scivola, Materazzi, laterale per Chivu, la gestione della sfera, tutto il Siena ancora sotto la linea della palla, Inter che però ha meno frenesia di andare a trovare la via del gol, perché il gol l'ha fatto, quello con cui Diego Milito ha sbloccato al dodicesimo del secondo tempo il risultato. C'è il rilancio di Giulio Cesar, palla in zona Dechi, il colpo di testa alle spalle, prova ad andare a prendere il pallone, c'è Gdali in vantaggio, Milito che è un falco, arriva al limite, Dechi il tiro, traversa! Traversa, traversa, ha fatto l'abbonamento alle traverse il drago, la traversa di Dechi con un tiro di controbalzo che cerca di beffare Corci, niente da fare, mezz'ora, 1-0, ancora palla gol per noi, Dechi, Cambiasso, Wally, palla per Maicon, forza ragazzi, attenzione, palla che viene giocata con un colpo esterno per Eto'o, Eto'o rimpallato da Del Grosso, recupera il pallone Maicon, parte in dribbling, attenzione, chiuso, un rimpallo, favorisce la ripartenza di Iaialo dal fronte di destra, cerca la collaborazione di Calaiò, arriva Rosi, Iaialo va da solo, Eto'o, ripiegamento basso, grande Re Leone, il ruggito del Re Leone, e se ne va Goran in contropiede, 3 contro 3, mettiamola ragazzi, Goran, dribbling, contro dribbling, palla larga, Milito, finta, tiro, miracolo, Pandev, tiro, fuori gioco, aveva segnato ma è fuori gioco, non abbiamo sfruttato un 3 contro 3 con due cerrottati a terra, due giocatori del Siena che rimangono là con richiesta ufficiale di cerotti, cioè l'intervento dei sanitari. Milito ne ha messi a sedere due, ha fatto il 2 per 1 come all'Esselunga, ne ha messi a sedere due con una finta, un 3 contro 3 e adesso gioco fermo. Pericolosissima questa ripartenza propiziata da un grande recupero di Eto'o, un grandissimo recupero di un giocatore straordinario. È vero che ha fatto solo 12 gol in campionato, dice qualcuno, ma con il suo lavoro ha favorito che tutti gli altri abbiano fatto gol e siano arrivati i successi. Ma adesso teniamo duro. Intanto Gonzalo Brandao sembra un po' malconcio, la sua smorfia è abbastanza eloquente, quindi ne hanno un po' da fare i sanitari del Siena. Sanitari del Siena che sono sul terreno di gioco per soccorrere Brandao, che adesso si rialza tranquillamente, può di gamba propria rientrare, prima deve uscire dal campo, poi potrà rientrare, mentre Gdal non è stato soccorso, quindi è in 10 uomini quando il lancio di Curci intervicina il gol del 2-0. Ma ancora una volta Curci si è superato. Colpo di testa di Maicon, Zanetti con la mano, tocca questo pallone, punizione per il Siena, battuta, attenzione Vergassola, Inter che vuole chiudere il match, Rosi,
lancia in profondità per Jajalo, Kivu controlla il pallone, dà il disturbo, palla servita a Pandev, Pandev può giocare la palla, attaccato, lo raddoppiano, allora all'indietro per Kivu che di prima rilancia questo pallone in zona Milito, protegge il principe, elegantissimo questa giocata, poi Cambiazzo cambia su di prima, sulla destra per Eto'o, palla all'indietro per il Drago, arriva Maicon, si gioca occhi chiusi, forza ragazzi, facciamo sto secondo ragazzi, Maicon, profondità per il principe, ne ha addosso due, fuori ancora per Maicon, lo attacca Ghezzal che fa il terzino, Eto'o, attenzione, prova ad andare dentro da solo, chiamano 1-2 con Milito, passa, va dentro, attenzione Eto'o, entra in area, è solo il tiro, rimpallato dalla difesa del Siena e allontana poi Terzi, bellissimo l'1-2 con cui Milito e Eto'o sono entrati in area di rigore, anzi con cui Eto'o, servito da Milito, è entrato in area di rigore. E allora si riparte con la rimessa in gioco effettuata da Maicon, Zanetti prova a trovare un varco, Maicon all'indietro, bravissimo, per Matrix, giro palla veloce per Kivu, andiamo a sinistra, scala in uscita Jajalo, palla giocata su Walter Samuel, lo attacca come al solito Vergasso, la palla dietro la linea di Rosi, Pandev è in ritardo, Terzi protegge e rilancia questo pallone che Kivu di testa rimette verso l'area di rigore, poi l'intervento di Codrea, Rosi che mette giù e cerca il pallone centralmente, ancora per il Romeno che avanza e serve centralmente Ekdal, Ekdal allarga sulla sinistra per Del Grosso che di prima fa partire Ghezzal, Matrix anticipa Pulito, Calaiò, poi Maicon prova a districarsi, bravo a far girare palla sul raddoppio, Eto'o all'indietro per Zanetti, si fa vedere Pandev, dice mettimela qua, eccolo sulla sua laterale, c'è Maicon, il Raleone si ferma nello spazio, serve Goran, attaccato, palla buona per Dechi che allarga subito sulla sinistra per Milito, vertice di sinistra dell'area, dentro, finta e controfinta, mette fuori per l'arrivo di Cambiasso, Kivu, scusa il Cucciu perché dice so che da destra mi chiamate il pallone ma ho preferito darla a sinistra, a Cristian Kivu. E allora Wally, sta per entrare Reginaldo, palla giocata da Maicon che controlla questo pallone, prova la percussione, ne ha tre intorno, non so che cosa può inventare da lì, prova ad andare, attenzione che prova ad andare, prova ad andare e poi tocca benissimo all'indietro il pallone per Eto'o, Eto'o che può andare al cross, parte con un dribbling, Maicon è in fuorigioco quindi non gli dà palla, appoggia all'indietro per Cambiasso, Cambiasso appoggia lateralmente per Cristian Kivu, non c'è nessuno sulla sua laterale sinistra, allora deve dare all'indietro a Walter Samuel, il Siena è tutto negli ultimi 40 metri di campo, Kivu viene incontro Milito, chiama l'1-2 con Kivu che recupera il pallone ma c'è un buon intervento di Rosi da terra che allontana, poi Terzi all'indietro per Curci che può rilanciare, il cronometro dice che mancano 10 minuti alla fine della gara, Inter in vantaggio per 1-0, palla lunga troppo alta per Calaiò e Maicon con il brasiliano che protegge questo pallone che va in out, cambio per Malesani, Reginaldo in campo al posto di Codrea. E allora tenta il tutto per tutto ovviamente Malesani al minuto 36. Reginaldo diventerà un 4-4-2 probabilmente con Ghezzal, probabilmente che avanzerà un po' il suo raggio d'azione. Ipotizziamo, adesso vediamo come si dispongono. Maicon cerca in lungo linea Dechi, prova a tenere palla viva, Brandao allontana come può, poi il capitano tocca, recupera la sfera, prova ad andarsi nell'azione personale, lo attaccano in due, viene chiuso, Dechi da terra, tocca via questo pallone ma lo recupera Del Grosso, è in Cambiasso che cerca di intercettare, poi Pandev che recupera il pallone liberandosi di Vergassola, chiamano 1-2 con Milito, attenzione Milito, carica al destro, vede la porta, attenzione, finta, controfinta, palla buona, Eto'o, attenzione Reginaldo da dietro, arriva, c'è mancato la forza del tiro, forza dice Mourinho, non molliamo, continuiamo a fare pressing, a rubargli palla lì, il colpo di testa di Calaiò, palla che si impenna, Vergassola e Cambiasso, Calaiò al più lesto, Wally cerca di recuperare, protegge l'intervento di Cristian Kivu e si riparte ancora Cambiasso, Cambiasso, pallone per Del Grosso, Del Grosso con Pupi che chiude, Maicon, Maicon per Dechi, Dechi per il capitano, capitano che si gira, messo giù con uno sgambetto da parte di Reginaldo, sono 37 minuti di gioco con Inter in vantaggio per 1-0, 8 più recupero alla fine, calma ragazzi, anche a casa siete calmi, Maicon, palla per Matrix, Maicon, cambia il gioco orizzontalmente per Walter Samuel,
Samuel alza la testa e vediamo dove gioca questo pallone, lateralmente per Christian Kivu, il tocco in avanti per Pandev, poi Cambiasso di prima per Dechi, si gira, è attaccato, cambia tutto, largo sulla destra per Samuel Eto'o, uno contro uno con Del Grosso, c'è il raddoppio di Reginaldo, palla giocata orizzontale per Dechi che carica al destro, è un tiro impreciso che non trova lo specchio grande, palla che Curci può fare ripartire con un rilancio mentre il signor Morganti recupera il centro del campo e la regia indugia su José Mourinho. Rilancio con il pallone che Materazzi di testa anticipa in maniera irregolare secondo Morganti su Calaiò, c'è un calcio di punizione offensivo per il Siena però all'altezza del cerchio del centrocampo, calcio di punizione che si incarica di battere Terzi allargando sulla destra per Jajalo, uno contro uno con Kivu, Jajalo cerca con un gioco di gambe di saltarlo, l'inserimento di Rosi, palla al limite per Ghezzal, fuori per Vergassola, attenzione l'inserimento di Kivu che anticipa il tentativo del numero 24 Jajalo che rimane un po' dolorante, si riparte con una rimessa laterale offensiva per il Siena, se ne incarica Rosi, scambia con capitan Vergassola, attaccato da Cambiasso, palla all'indietro su Terzi, la testa del Cucciu, Terzi recupera questo pallone, lo dà indietro per Brandao che ha ben recuperato dalla caduta di in precedenza, poi c'è una palla che recupera il centrocampo capitano, il capitano che può andare da solo, salta un uomo, può entrare in aria, non riesce a servire Milito, peccato, poi c'è il fallo di Goran Pandev, peccato, si dispera Puppi che aveva fatto un recupero alto bellissimo su Ghezzal, poteva servire l'assist del 2-0 al Principe, non è passato però, è stato troppo lento il suo tocco sull'esterna, palla ancora viva con Dechi che accorcia, bisogna tenere palla dentro, bravo Goran, ce la fa Wally, tocca per Dechi, si riparte con il Drago, attenzione il Drago attaccato alto dal solito Vergassola, batte lungo questo pallone in maniera imprecisa e allora rimessa con le mani, veniamo di qua a pressare però, dice José Mourinho, e allora tutti qua a chiudere, Del Grosso con le mani per Ekdal, lo attacca alto Dechi, Del Grosso rilancia senza guardare questo pallone che può andare a prendere con molta tranquillità Giulio Cesar, un rilancio sporco da parte di Cristiano Del Grosso, sono quasi 40 minuti al Franchi con i ragazzi in vantaggio per una rete a zero. Rilancio di Giulio Cesar, forza ragazzi, palla lunga per Goran Pandev, di testa il pallone al centro, Milito andava alle sue spalle, recupera Brandao e la palla viene giocata su Del Grosso, attacca Eto'o, il lancio lungo a tagliare, cercare Jajalo, la testa di Kivu, palla vagante, Walter Samuel la calcia via, non cerca un compagno, cerca la profondità su Milito, con il corpo protegge, regolare dice l'arbitro e allora Ekdal, poi Rosi e riparte il Siena con Jajalo, cerca la veloce, c'è il fallo di Christian Kivu che riceve il cartellino giallo per questa irregolarità al minuto 40. Kivu non era uno dei giocatori in diffida in casa Inter, si è mosso bene questo ragazzo croato nel corso della partita, ma ha avuto fino adesso a che fare con capitan Zanetti, cioè un avversario over. Attenzione a questa percussione personale dalla destra di Rosi che va al cross, palla dentro, attenzione la deviazione, ha colpito male Rosi, una palla che ha sorpreso Giulio Cesar perché il cross l'ha colpito talmente male che è diventato quasi un tiro in porta e abbiamo perso qualche chilo su questa traiettoria prima di capire che per quanto avesse sorpreso Giulione non rappresentava un pericolo, le prospettive creano brutti scherzi. C'è il rilancio di Giulio, calma ragazzi. Parte la rincorsa di Giulio Cesar, palla nella zona di Eto'o, il colpo di testa è quello di Del Grosso, poi Materazzi attaccato di testa, appoggia all'indietro, calma dice Giulio Cesar che recupera con i piedi, si fa attaccare da Calaiò, prende il pallone con le mani, pronto a rilanciare, intanto lo speaker sta invitando il pubblico a non fare come già era accaduto al termine della partita invasione. Palla che viene rilanciata, il colpo di testa di Terzi, poi Dechi di tacco, palla che si impenna, Zanetti e Ghezzal, testa di Cambiasso, Eto'o mette giù, cerca il Cucciu in profondità, in vantaggio Brandao, rilancia il portoghese, recupera Maicon sulla tre quarti, controlla il pallone, cerca la profondità buona per Eto'o, Eto'o si può girare, può scaricare dietro per Cambiasso, ha varie opzioni, cerca di andare da solo con un gioco di gambe, finta contro finta, attenzione, la mette dentro, Milito si può girare, cerca di andare al tiro, è chiuso, palla che esce dall'area di rigore con Dechi che anticipa Rosi che gli dà poi un colpo da dietro e qua Rosi meriterebbe il giallo,
per questo colpo gratuito. Qua esce il romanista che è in lui. Palla rimessa in gioco, Ekdal. Ekdal gioca all'indietro il pallone su Terzi con il sinistro, non è il suo piede, la calcia via. Chivu di testa la rimette verso la tre quarti per Eto'o, del grosso lo anticipa Maicon con la testa, appoggia pulito il pallone per il capitano, lo attaccano in tre. Pupi allarga per Eto'o, la palla gli viene resa non bene, ripartono loro in contropiede con Ghezzal, lo insegue il capitano, attenzione che si è creata una superiorità da questa parte, del grosso cambia tutto sul fronte opposto cercando Iaialo, il colpo di testa di Chivu non riesce, Iaialo controlla, punta Christian, uno contro uno, attenzione, palla giocata su Rosi, può andare al cross, palla dentro, Giulio manca, in due tempi ci arriva Giulione, ha cercato la presa a mezza altezza al minuto 42, poi come un gattone vero Giulione, vede che gli manca l'impatto, per fortuna è lontano Calaiò, Matrix era già in protezione. 43 minuti di gioco al Franchi di Siena, cuori nerazzurri, Inter in vantaggio per una rete a zero. Due minuti più il recupero, il rilancio, colpo di testa di Terzi all'indietro per Curci, Mourinho urla ai suoi di tenere duro, di tenere concentrazione altissima, di tenere concentrazione altissima. Palla in avanti, Materazzi di testa, fallo di Calaiò ai danni di Matrix. L'esperienza di Matrix, il guerriero Matrix, calcio di punizione per noi. Vede che cerca il pallone, Calaiò invece cerca di spostarlo. Giusta quindi questa decisione di comandare il calcio di punizione che con molta calma può andare a battere adesso Giulio Cesar. Palla lunga a cercare Milito, colpo di testa ad allargare per Eto'o che tiene palla viva lungo la laterale, parte in dribbling con una serie di finte, guadagna il fondo, ne mette a sedere un paio, palla dentro, però è facile per Curci andare a gestire questo pallone e si riparte quindi con un pallone che viene rimesso in movimento con un rilancio lungo, palla giocata di testa da Walter Samuel, Pandev va a controllare, Rosi alle sue spalle cerca di far proseguire per Dechi, protegge il pallone, fallo di Rosi ai danni del Drago, calcio di punizione. Calcio di punizione che possiamo andare a battere mentre il cronometro dice che mancano 30 più il recupero. De Marco si prepara già con la lavagna. De Marco è il quarto uomo per chi non lo sapesse. Tutto è pronto, attenzione, palla giocata in avanti, il colpo di testa è andato da Pandev, palla che va in out, si riparte con una rimessa con le mani. Rimessa con le mani che viene effettuata con Milito che gestisce questo pallone, io guardo la lavagna di De Marco, Chivu cerca di andare con un'azione personale, lo attaccano in due, tre minuti ancora, forza ragazzi, tre minuti, Chivu, fallo, punizione per noi. Inter che adesso cerca di frammentare, dobbiamo gestire tre minuti di match, torneremo in Serie A, cantano i tifosi del Siena. Palla che viene giocata da Cambiasso all'indietro su Chivu, giro palla per il giocato Samuel in profondità per Milito, deve tenerlo vivo all'altezza della bandierina, ce la fa arrivando prima di Rosi, protegge questo pallone Milito, si prende un calcione, scambia con Cambiasso che difende questa palla, siamo all'altezza della bandierina, allora doppia Iaialo, Rosi, il doppio rimpallo, Cambiasso tiene palla viva, esce Milito, il tocco all'indietro, applausi, palla che viene fatta circolare, attenzione, mancano due minuti alla fine, Cambiasso, teniamola questa palla, un bel torellone ragazzi, un bel torellone, un vitellone grosso, Milito va al tiro, tribuna, 46, 2 da giocare con Curci, pallone in campo che manda la panchina, chi è stato? Merganti dice, t'ho visto, sei stato tu, ammonizione per uno dei nostri in panchina che ha buttato il pallone in campo, forse Thiago Motta che salterà la prima della prossima stagione. Attenzione, il rilancio, la testa di Dechi, palla che viene recuperata ancora da Curci, cronometro da guardare, 46 e 40, mancano 100 secondi, forza Goran, controlla il pallone, attenzione,
palla che viene giocata da Milito. Milito si porta via Terzi dentro per Pandev, la palla rimpallata in out, è rimessa per noi ed è già uno sciabordio di bandiere, panchina nerazzurra in piedi, tutti pronti, attenzione, un minuto, primo piano per il presidente, rimaniamo concentrati come lui, prendiamo esempio dal nostro primo tifoso, prendiamo esempio da lui, concentrazione, grinta fino all'ultimo, calma ragazzi. Wally, attenzione, cronometro, 40 secondi. C'è il rilancio, recupera il Cucciu. Palla giocata su Pandev, no, la tiene. Va la bandierina, vuol tenere palla lì l'Inter. Cambiasso, tiene palla, lo attaccano in due. C'è Rosi e Vergassola, ci guadagniamo un corner! Ci guadagniamo un corner! Sapete cosa vuol dire questo, amici a casa? Lo sapete cosa vuol dire questo? Lo sapete cosa vuol dire quando mancano 15 secondi avere un corner? Provate a pensarci cosa vuol dire. Provate a pensarci cosa vuol dire. Ne mancano 5 di secondi. Provate a pensarci cosa vuol dire. Corner battuto. 4, 3, 2, 1. Campioni d'Italia! 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 Per il quinto anno il campione d'Italia siamo noi! Campioni d'Italia! L'Inter è campione d'Italia! L'Inter è campione d'Italia! Il gol del principe Milito ci regala la vittoria per 1-0 e l'Inter è campione d'Italia, è festa grande al Franchi, una gara a senso unico, i pullman davanti alla porta e poi è arrivato il carattrezzi, si chiama Diego Milito, ha tolto i pullman, ha fatto il gol dell'1-0 che vale la vittoria, che vale lo scudetto, il secondo consecutivo per José Mourinho. Ed è tutto dal Franchi, Inter, campione d'Italia, i campioni siamo noi e sono due in questa stagione, Coppa Italia e Scudetto, e sono due, grazie ragazzi, dal Franchi da Scarpini è tutto, Inter, campione d'Italia.